Un'occasione di confronto utile per capire cosa manca ancora affinché si completi il processo per il decollo del Parco Nazionale del Matese. Era questo il tema e la finalità di un incontro che si è svolto presso la sede del Parco Regionale del Matese, voluto dal presidente del parco Vincenzo Girfatti e da Luca Romano della direzione regionale del PD. Erano presenti l'europarlamentare Andrea Cozzolino e la consigliera regionale molisana Michela Fanelli, promotrice della prima ora di questo importante progetto. A margine dei lavori li abbiamo sentiti ed ecco cosa ci hanno detto. Presidente, che importanza ha la giornata di oggi? Un'importanza politica da un punto di vista di sviluppo del territorio. Abbiamo raccolto quella che era una promessa dell'onorevole Cozzolino di voler vedere il Parco regionale del Matese, di venirci a trovare, ma soprattutto di parlare di tematiche che rappresentano in questo momento storico un importante traguardo anche per il territorio, la nascita che ci sarà a breve del Parco nazionale. La strategia nazionale delle aree interne, in cui il Matese, ovviamente, come sanno tutti, è candidato a questo ingresso, e quindi, ovviamente, parlare con uno dei protagonisti della programmazione comunitaria 2021-2027, che ha lavorato molto, ma soprattutto ha dato anche una certa credibilità ai parchi nazionali da un punto di vista, diciamo, relativo alla programmazione comunitaria, diventa per noi un motivo, importante, perché è la prima volta che un europarlamentare visita la sede di un ente parco regionale e quindi, sinceramente, siamo lusingati di questa sua attenzione. Riusciamo a dire, a capire quando potrà partire veramente? Allora, immagino che da un punto di vista amministrativo, la Regione Campania è un po' più avanti della Regione Molise. Dobbiamo necessariamente completare un lavoro che è stato ed è ancora duro, che è iniziato nel 2018, come sapete, dall'atto del mio insediamento, e quindi ovviamente è necessario adesso completarlo, anche perché il territorio se lo aspetta. Io immagino che in quest'anno, in autunno, quasi sicuramente ci sarà la nascita del Parco Allora, Nazionale. onorevole, il Molise e la Campania, diciamo l'Alto Casertano, il Matese in particolare, come definiamo noi, hanno anche una cultura, diciamo, quasi simile. Cosa significa fare un parco insieme? E esplodiamo una potenzialità esistente sui territori, una cultura comune che viene da lontano, la storia. Io di provenienza rispetto al Molise sono di quest'area di confine, sono stata sindaco di Riccia, quindi anche molto attigua nella conoscenza di quelle che sono le economie locali, le visioni, i passati che diventeranno futuri insieme. Ecco, il parco per noi vorrà dire anche la promozione di tutto quello che ovviamente orbita sul parco in una visione molto più ampia del singolo territorio. Lavorare con la Campania fino a addirittura all'Abruzzo, noi pensiamo un Appennino centrale che da osso del paese diventa in qualche modo la polpa, ci piacerebbe invertire il ritardo per farlo diventare un'esplosione del futuro. Abbiamo lavorato molto in Europa per questa finalità e lavoreremo molto sull'idea del parco. Stiamo finendo le perimetrazioni, sia la Campania che il Molise stanno mandando a Roma all'ISPRA le perimetrazioni per arrivare a definire il territorio. Noi abbiamo anche un po' scazzottato all'interno dell'amministrazione regionale per la visione del perimetro del Molise e credo che poi alla fine tutti quanti insieme dovremo lavorare sia per l'organizzazione territoriale sia per la strategia futura. Noi siamo pronti e vediamo la fratellanza con la Regione Campania e con questo territorio in modo particolare come un'enorme potenzialità. Ecco, attualmente quali sono le difficoltà, diciamo, burocratiche? Ma i ritardi delle nostre regioni ci sono state. Ovviamente non sono solo burocratiche, sono molto spesso anche politiche. Ci sono resistenze territoriali. Io stessa che faccio la battaglia del parco sul versante molisano da una ventina d'anni, insieme alle associazioni ambientaliste, insieme ai comitati, ai territori a cui do tutto il merito. Abbiamo spesso trovato le difficoltà con le amministrazioni comunali. Ci sono tanti comuni che vedono il pericolo di una perimetrazione e non i vantaggi, probabilmente resistenze anche ataviche che vedono nei limiti di alcune attività che poi non ci sono dei vincoli rispetto ai propri territori. Oggi invece noi abbiamo visto come le aree parco, penso all'Abruzzo, penso agli altri grandi parchi, hanno rappresentato una svolta sullo sviluppo turistico, turismo lento, prospettive completamente diverse sulle produzioni agroalimentari, ma penso anche alla coltivazione che non deve avere preoccupazioni. Molto spesso da noi, anche con le associazioni dell'agricoltura, ci sono stati dei confronti preoccupati.
Oggi sembra che finalmente ci sia una cultura molto più condivisa, però queste resistenze hanno creato dei ritardi, soprattutto sulle perimetrazioni, l'estensione delle perimetrazioni, le aree contigue, e quindi ovviamente questo si è tramutato in un ritardo nel percorso istituzionale. Ora le due regioni devono accelerare insieme, fare veloce. Onorevole, una domanda e una risposta secca, breve. In termini di mesi, quanto tempo passerà ancora? Ma non glielo direi mai, nel senso che sono un po' avveduta, qualche anno di volo sulle spalle ce l'ho, e quindi non azzarderei mai un numero perché so quanto è complicato. Stamattina ho risentito l'assessore, il delegato del presidente per le cose ambientali, che mi diceva che hanno chiesto questa piccola proroga e che sono pronti a mandare la perimetrazione Molise. Quindi mi auguro che nel giro di 1 o 2 mesi mandino la perimetrazione, ma poi si apre un negoziato che sappiamo che può durare tempo. Per me, prima facciamo, meglio è. Allora, sì. Onorevole, la sua presenza oggi qui al parco, che cosa significa? Significa anche avvicinare l'Europa a queste zone? Sì, significa questo, ma significa soprattutto riscoprire il valore dei parchi come strumento di programmazione sul territorio, no? Non solo per un bene pubblico straordinario che è il verde, l'aria, ma anche e soprattutto come capacità di utilizzare al meglio le risorse che l'Europa mette a disposizione. E i parchi potranno cogliere un'importante occasione, sia sul versante del piano di Next Generation EU, ci sono risorse significative che possono individuare nei parchi, diciamo, un soggetto importante nella gestione e nel governo di queste risorse, e poi soprattutto nella programmazione dei fondi strutturali. Abbiamo voluto e cercato, diciamo, un ruolo preminente dei parchi, e quindi io considero questo uno strumento straordinario per mettere insieme comuni, realtà sociali, ricostruire una comunità, una socialità di cui abbiamo assolutamente bisogno dopo questo anno drammatico che abbiamo alle spalle. E quindi i parchi per me sono un punto cruciale e fondamentale, e i parchi regionali possono diventare uno strumento importante insieme ai parchi nazionali. Lei ovviamente ha notato delle difficoltà, dei ritardi, quali sono e soprattutto come si possono superare? Ma ci vuole una nuova attenzione da parte dei gruppi dirigenti regionali e nazionali, cioè noi abbiamo avuto una importante stagione in cui sono cresciuti i parchi, sono nati molti parchi nazionali e regionali. Adesso è venuta la stagione in cui non basta far nascere un parco, bisogna dare strumenti ai parchi, bisogna dare personale ai parchi, bisogna dare risorse ai parchi, bisogna dare funzioni ai parchi, perché ormai il tempo della sperimentazione è alle nostre spalle. Abbiamo anche costruito un'esperienza significativa tra parchi regionali e parchi nazionali, adesso e aree protette. Adesso dobbiamo superare questa fase di sperimentazione e andare a un'operatività, il che significa dotare questi parchi di quegli strumenti necessari. Innanzitutto, guardi, io considero fondamentale nuovo personale, una gioventù che possa essere impegnata, diciamo, nella gestione, nel governo e nella programmazione di questi parchi, e risorse europee, nazionali e regionali in grado di aiutarli a fare politiche su temi decisivi. Io penso adesso al grande tema del turismo, no? Se ne fa un gran discutere, diciamo così. Ma è possibile fare turismo in Italia senza il contributo, l'aiuto, l'ausilio dei parchi regionali e dei parchi nazionali? Io credo proprio di no. E quindi qui secondo me c'è anche un investimento economico in prospettiva molto importante.